ragazzi, io sono Jason Sorge, si riprende con Pokémon Nuzlocke su Pokémon. Che cosa ho detto? La Nuzlocke Challenge su Pokémon Platino. Oh mio Dio. E non dovevo evidentemente raccogliere questa vacca. Premesso che non ricordo chi è in squadra. Ok, sono i soliti i miei amici. Ok, volevo andare nella torre di Flaminia. Perché, so che può sembrare relativamente inutile. Ah, tra parentesi, qui mi ricordo che c'era Codacciaio, ma indubbiamente non ci sarà Codacciaio, anzi ho paura di quello che troverò qua. Accumulo. Ma perché passiamo da extra rapido ad accumulo? Ma va bene, ok, non farò domande. Ok. Che brutta transizione. Non pensavo potessi trovare Pokémon qua dentro. Spill! Allora, cioè, sì, non è male Spill. Cioè, mi piace Spill. Dobbiamo catturare questo perché è quello che abbiamo trovato. Oh, giù e B, eh? Mi è andato giù e B, ragazzi, probabilmente giù e B. È una Mega Ball questa. Oh, like, con le Mega Ball è tutta un'altra questione. Decisamente sì. Non ho dato il soprannome a Spill. Ma sono cretino in questi giorni. Ragazzi, allora, dovete capire che... Uno, sto da cani perché... Sentite? Ah, proprio ben intasati. Due, non mi va la wifi. Quindi tutti i video che state vedendo sono gentilmente caricati dalla Roma e Rosso Company. E quindi... Giulia, non ho voglia di tornare indietro a... Vediamo come si ha Spill, tra parentesi, secondo me non ha delle cattive mosse. Mi sta l'acqua, ripeti palla gelo. Anche lui ripeti che chissà perché. Sì. Quindi di esperienza Spill, perché mi sa che sono un livello decisamente troppo alto per il momento. Ok. E fatemi vedere anche il livello. Va bene, allenatore. Chi manderà mai in campo? Non lo so. Genesi, buono! A che livello si evolve tra questo uomo? Aio! Mi fa uno perché non può fare di meno. Se no farebbe di meno. Cosa? Sta continuando a fare 5! Grazie! Vediamo come va a finire, sì. Sti qua non hanno due mostri. Non importa dove ci troviamo, se hai conto di Pokémon ritengo che tu debba lottare. Va bene. Niente scuse. Allora... Perché Cresselia? Che ha Cresselia? Allora... Vedete che buio super psicace su Psico? Tentenna, bravissima Cresselia. Allora, se non ho capito male, è più veloce Zubat. Fatemi vedere le statistiche. 52 e 60. Mamma mia, sono velocissimi tutti e due. Quindi, concentrerei. Farei calare la difesa di Silicon mentre io con finta tiro giù Cresselia. No, farei tutte e due. Indirizziamo tutti e due gli attacchi, va. So qualcosa riguardo. Ok, è andato giù. Vi giuro che sta risultando più difficile tirare giù Silicon che neanche Cresselia. Come? Hai presente che a me muta dura 18... Ci vogliono 18 anni prima che muta funzioni? Va bene.
Sembra corretto? Perfetto. Di nuovo! Cosa ne faccio di due? Ok, ci tenevo a sfidarli perché... perché sì. Va bene, ok. Ho Sebly. E Sebly è difficile da tirare giù. Perché come dicevo un mio amico, quell'uomo non ha debolezze in questa versione del gioco. Però... perché è stato volendo un provo usare finta? Vabbè, fa sempre tanto. E fallisce perché? Fallisce Moss, fallisce anche sfuriata. E Idrobusto invece va. No, sei di tipo terra tu! No. Perché? Posso fare questa veloce e semplice domandina? Perché? 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 E la domanda seguente è perché io sono più veloce di Sharpedo? Ah! Oh certo, adesso funziona ovviamente. Almeno c'è carta vetro. Questo sarà un lungo turno. Cioè, gli sto facendo il... non so se avete presente in Minecraft che c'è il corrispettivo in base a quando vi subite danni. Ecco, sto succedendo la stessa cosa. Davvero? Perché? Ok. Grazie. Quindi in pratica adesso devo riallenarmi un altro campione, oltre a Zubo perché mi è morto. Ma sei fantastic. Sei dannatamente fantastic. Va bene. Oh. Quindi dovevo... ok. Tutto quello che ho fatto è stato inutile. Cioè... non fa senso di... aver perso Zuba. Fa senso di averlo perso per niente. Zubat, eri uno dei miei Pokémon preferiti. Eri anche fortissimo, velocissimo e sei morto per niente perché dovevo andarci quando avevo Scacciabruma e Scacciabruma io non ce l'ho. Ciao, perché non so più cosa dire, ho anche sbagliato. Ciao, vale, guarda, ciao, ciao. Chi ci capiterà? Non è un leggendario. È un tipo fuoco, non mi posso lamentare. Ok, proviamo con una Mega Ball. Uno, due, tre, e bella. Ok, non mi ricordo che... ok, non sbagliamo, devo dargli un soprannome, ok? Mi sembra che sia ovvio il perché l'ho chiamato così, e se non avete mai visto quel film... mannaggia voi, è bellissimo. Oh, ok, no, Dragovski, Sharpedo. Scusate, Kakashi. Mi ero preso male un attimo perché non mi ricordavo... che merda vivere. Perché? Magari tentennano, magari tentennano, magari tentennano, ti prego. Due
due posti che fanno tentennare, su via. Tentenna? Magnitudo. Ok. No. Ma perché? Latios neutralizza, sei un... cioè, non meriti di vivere. Blocchiamogli subito Magnitudo in caso voglia fare cose strane. Adesso lo fai il brutto colpo, non potevi farlo prima. Kakashi, eri quello più alto dopo Zubat, perché proprio tu? Perché tu ti brutti colpi? Non è giusto. Cosa sta succedendo nel Nuzlocke? Sapete cosa farò? Anzi, cosa farei? Anzi, cosa farò? Metto Arnaldo nella pensione? Sì, forse vorrei farlo. Perché Arnaldo non è a un livello altissimo, ma è comunque Arnaldo, che è uno scudo umano. Mettiamolo direttamente nella pensione. E torniamo tra un po'. Magari a fine episodio torniamo. No, non volevo. Non volevo. Pensavo che non partisse subito la sfida. E sono Latias, Deoxys e Rayquaza. No, Dusk Noir e Shenron. Davvero? E ho perso praticamente tutte le mie mosse di tipo buio in una volta sola. Su di me, please, non su Tarkovsky! Ops, non volevo fare questo. Oh, tu fai tornado se va a buon fine. E poi mi ha detto Spill. Ti prego, non morire, Spill. Ho già perso troppe cose. Quello fa in base al livello, quello potrebbe essere davvero un problema, perché mi fa 23. No, invece mi ha tornato, incredibile, attenzione, eccezionale, proprio lui. Ed è quasi one shot, e non gli ho tolto un tubo di niente. Ma me lo aspettavo. Allora, se adesso... no, aspetta che vi dico... usiamo pistolacqua e non palagelo per motivi. Ok? Ok, non è più confuso, fantastico. Solo al 22. Gira per primo, non mi pare che funzionasse così. Porca miseria. Ok. Perché la vita è così ingiusta? No, no, fermo. Ok, Ether Max. Sì, lo sfidiamo subito. Ho bisogno di far... No, scherzo, non vuole sfidarmi. C'è un uomo qui che mi dà... lui mi dava vendetta, me lo ricordo proprio come se fosse ieri. Rivincita, ecco. Però MT 66 non sarà rivincita mai nella vita. Riflesso. Non me ne faccio un tubo. Adesso andrò di qui perché c'è un po' di erba e posso raccogliere poco. C'è un po' di erba. Perché Drowsy? Proviamo con 2B.
preso. Però penso lo prenderò nel prossimo centro Pokémon, perché sì, non so. Oddio, bomba. Lo chiamiamo filosofia, perché come ti fa dormire quella non ti fa dormire nessun altro. Giuro ragazzi, faccio filosofia al liceo e cioè, e come ti manda in confusione poi, nel senso, avete mai sentito la teoria dell'essere di Eraclito? Beh, l'essere è e non può non essere, e il non essere non è e non può essere. Capite quello che intendo dire? Sì, no, boh, vi ho confuso ancora di più? Beh, questa è filosofia. Allora, no. Seriamente, cosa abbiamo in questo gioco con Azelf, ok? Cosa abbiamo per cui tutte le volte salta fuori un Azelf a caso? Cioè, fosse la prima volta, fosse la seconda, è già la terza che quest'uomo salta fuori. Ma sapete che vi dico? Andiamo direttamente di idrondata. Non volete perdere tempo. Sia mai che lo ammazzassi, sia mai. Come vediamo, lui adesso a riposo. No! Incredibile! Ah no, aspetta, sono più veloce io però. Ok, in questo caso ha senso. Ero più veloce io, quindi riposo non potevo usarlo. A questo point of situation metterei Spirit in parte da Robowski, perché ci aspetta una lotta in doppio tra due fantallenatori, sì. Esatto. E dopo anche la palestra di Lupepoli, ovviamente. Ok, poteva andare peggio decisamente. Ma poteva anche andare meglio. Direi che abbiamo la potenza dell'acqua a nostro favore, usare un'idrondata potenziata su Heracross. Non penso basterà tirare giù Heracross. Per pochissimo. Per breccia, no! Ho uno di vita. Ho letteralmente uno di vita. Spero che Kirillia abbia fatto, non lo so, divinazione e qualcosa a caso, ti prego. Raggio Aurora, quella è bella. Tolgo Palagero, sì. Ti prego. Ok, doppio team. Ok. Ok, per una volta. Per una volta la Nuzlocke sembra. Oh cazzo. La mia domanda è la seguente: perché non sto zitto? E la risposta che segue è: non lo so. Davvero? Non lo so. Ehi, io posso usare un. Non ho uno Special X. Maledizione. Beh ragazzi, è andata per andata, direi ruota fuoco e idrondata. Oh aspetta, appena diminuito la potenza delle mosse tipo. Giusto! Sarei morto in ogni caso. Ma non mi fa comunque sentire meglio questo. Ok, potrei entrare, tentare di fare un bruciapelo se non è paralizzato, e fare un'ira di drago. Ti prego, non ci credo. Non è possibile. Su di chi? Su di me, ovviamente. E con me intendo Dragowski. Nope, non facciamo cavolate. Ovviamente no. Lei continua a fare il doppio team. Il che va benissimo. Tranquilli, va benissimo. Oh.
Ragazzi, sto soffrendo dentro. Paragli. Per sicurezza, ragazzi, non posso perdere Dragovski. Non si può fare, sennò. Finta su di chi? Ok, me. Va benissimo. Va bene. Kirillian, non ti preoccupare. Impegnati al massimo. Quello è quello che importa nella Nuzlocke. Quello è l'obiettivo. Quanto gli tolgo? Ok, metà vita. Metà vita va più che bene. Ok, Aio. Please. Ah no, foglia magica non prende due, prende solo uno. Ok. Grazie. E anche 34. Oh. Shift 3. Non è esattamente il Pokémon facile che mi sarei aspettato. Però proviamo a sconfiggerlo. Ok, quasi giù. Turbine, salve. Chi mi mette in campo lei? Spill! Sì, vai Spill! Aspetta un attimo, ciò vuol dire che se io sbaglio, cioè praticamente Spill è morto? Porca miseria. Ho il ghiaccio? Ho il ghiaccio io? Ho il ghiaccio? Perché? Allora, seriamente, questa cosa non è giusta, non è giusta, non è giusta. Spirit, ti conoscevamo da poco, anche se saresti potuto diventare un bellissimo cavallo. Non deposita, perché deposita? Oddio. Spill, contavo su di te, perché ti voglio depositare? Saresti potuto diventare un bellissimo Saleo e poi non mi ricordo più come si chiama la terza. Ci mancavano solo altri 7-8 livelli in realtà. Ciao! Sembro contento, ma in realtà non lo sono. Allora, quindi adesso ci rimane filosofia. Oh, fantastico. Non vedevo l'ora di avere a che fare con filosofia. No, c'è qui per ritirare un po' così. Ritiriamo Shield, sì. Che è salito di 5 livelli. Se l'avessi portato con me fin dall'inizio avrebbe fatto non si sa quanti livelli. Vediamo. Ok! Finalmente oserei dire! Non morire tu! Tornado fa 40, è super efficace, è vero, ma fa solo 40. Perfetto, grazie. Oh. È difficile trattare. Andiamo veramente neanche uno scatto? Niente, fantastico, non sei un leggendario Flygon, non ti vantare tanto. Sto premendo tutto l'impossibile, l'immaginabile su uno scatto. Ok. Niente! Ok, non mi stavo spaventando. Mi stavo seriamente spaventando. No, non puoi fare così! Ok, non puoi farlo! So che non ha senso questa cosa, ma perché non provare? Perché non funziona, lo sappiamo perché non provare. Assolutamente niente! Oh mio Dio, questo Flygon è la cosa più indecente che esista. Forse non sono stato chiaro su niente, mi fermerà. Due scatti! Ma perché non entri allora?
tutto, non ho più tasti liberi, sto premendo tutta la tastiera, E non puoi però! Proviamo la rete, guardate, cioè... Perché mai dovrebbe entrare con una rete? Basta! La rete ball è la nuova master ball. Lo chiamiamo fly ball perché non so se effettivamente si sa volare. Oh mio dio! Sì, sono brutte le volte. Però ragazzi, per oggi mi fermo qui. E non ce la faccio davvero più. Quindi salviamo il gioco. E noi ragazzi, ci vediamo in un prossimo episodio della Nuzlocke. Quanto... Non potete dire che baro dopo questo. Ci ho perso tutti praticamente. Tutti quelli forti che avevo allenato. A parte Dragovski. L'ho citato. Ho perso il bisogno di succedere a te. Quindi, beh ragazzi. No! È tornato il One Punch Man! Ragazzi! È tornato One Punch Man! Ma perché per potenza sempre? Perché gli è stato un po', no? Non vedo più niente!